Voi che partorite comoda in un letto e il vostro grembo chiamate benedetto, che sferruzzate cuffiette, calzettine, che sognate cullette, canzoncine, che baciate figli riccioluti e biondi dai visi coloriti rosa e tondi. Ascoltate in silenzio la storia della Maria Ferrara. Mia madre mi voleva bene, molto bene mi voleva mia madre. E mi guardava quando ero bambina. Ha con cuore di madre. Ma tu dica, mia madre, tu dica. Che sei brutto. Contro i deboli e i reietti non scagliate l'anatema, fu grave il mio peccato, ma fu grande la mia pena. Ah, e le sorelle suore mi hanno accolto come una madre accoglie la figlia. La suore che ci rispondeva al curato si chiamava Suor Maurizio. E aveva una barba di 6 giorni che ci spuntava dal mento dalle guance. La vita del sorcio, è una vita del merda. Se vive male, se muore pure mi giuro. Domandai alla Madonna la mia vita di condurre. Scegliere volevo, da libera, da donna. Tanto la Madonna non risponde mica quando tu parli. È tipo riservata la Madonna. Maria Ferrara, te lo dico con cuore di madre, te lo dico che i figli ce li ho avuti pure io, ce n'è uno che poi è diventato anche famoso. Un giovine che forse ti conosci, abile nell'arte di raccogliere la frutta, in particolare le ciliegie. Ah, mi pare che tu l'abbia conosciuto, ma chi? Il rettile? Ah, ma lo dicono così per volerlo denigrare. In realtà non è poi così malvagio. Di grazia non vogliate segnarti. Ogni creatura ha bisogno dell'aiuto degli altri. Salvatore ogni 20 minuti ci tirava certe scorregge, che tirava giù piatti, bicchieri e la statuetta di Padre Pio, che pure Padre Pio ci diceva: Salvato, acci pazienza, avo fornato fa le pozze, io sono santo, tengo pure le stigmate, ma ogni pazienza se ne so lente. Maria Ferrara, nata in aprile. Nella capanna del Cis faceva freddo e nevicava, che Dio la mandava. La neve mi cresceva sulle gambe, sulle cosce, il bambino era blu e piangeva come un disperato. Dopo un po' non piangeva più. Io questo ci volevo dire al giudice. Ma non mi venivano le parole.